parola di Dio è vera ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore, e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Parola del Signore. Ecco, prima di rivolgerci alle parole del Vangelo di oggi, vorrei tornare un po' indietro, tornare nel passato, mentre il popolo di Dio ancora faceva i suoi primi passi. Immaginate voi stessi come insieme a Mosè state dinanzi al Signore, passato l'Egitto, passato 40 anni di... E adesso Mosè viene dinanzi a voi e vi offre due possibilità: la vita o la morte. Seguire la legge del Signore o andare contro essa. In qualche modo la legge sta dinanzi come una promessa. Colui che sceglie la legge di Dio e sceglie di seguire il Signore, sceglie la vita. Invece colui che rinuncia alla legge di Dio sceglie la morte. Cosa scegliere? Nei tempi di Gesù non ci sono gli uomini, ripeto, non ci sono gli uomini che seguono la legge meglio dei farisei, perché digiunavano due volte a settimana, facevano oblazione, partecipavano a tutte le preghiere, sabato a sinagoga, meditavano Sacra Scrittura ed erano disposti a lottare per Dio e discutere della loro opinione ogni volta quando serviva. Ricordatevi solo come l'Apostolo è uscito da una situazione scomoda quando ha chiesto della resurrezione del corpo, cioè quanto forte era quella disputa tra i farisei e i sadducei. Perché nessuno torna indietro. Cioè oggi, in qualche modo, la parola fariseo è diventata una parola, diciamo, non piacevole, perché praticamente per noi è diventata la stessa cosa come ipocrita.
Invece se prendiamo il modo come hanno vissuto i farisei all'epoca, allora possiamo dire che questa era una vita molto rigida e nessuno, cioè pochi potevano seguirla. Quando noi la prassi di loro volessimo mettere nel mondo di oggi, si direbbe che queste sono quelle persone che regolarmente digiunano, che spesso si confessano, che fanno via crucis, coloro che regolarmente vanno su Križevac, e coloro che sono disposti a litigare con qualsiasi ateo o qualsiasi cattolico tiepido per proteggere la loro opinione. I farisei esistono pure oggi. È facile riconoscerli perché io sono uno di loro. E quanto voi sentite le omelie dei farisei, come non dovrebbe nessuno essere come i farisei? Sempre mi chiedo perché Gesù ha litigato talmente tanto con loro, soprattutto con loro. Perché se noi prendiamo in considerazione che la legge viene dal Signore e Gesù è Dio, allora perché Gesù soprattutto dovrebbe discutere con coloro che cercano soprattutto seguire Dio e seguire la sua legge? E se oggi a questo posto io dovessi dare la risposta, la mia risposta sincera sarebbe che Gesù portava grande dispiacere per i farisei. Cioè, il loro rispetto della legge è una cosa positiva e in nessun momento Dio li ha invitati a non seguire la legge. Lui non rimprovera perché loro studiano Sacra Scrittura, non li rimprovera per le loro oblazioni, per le loro preghiere, ma come il padre di un piccolo bambino che ha imparato appena appena a camminare, lui continua a chiamarli di fare un altro passo, dai, impara a camminare, dai, guarda d'altra parte della legge. Cioè, li invita a trovare il senso che è nascosto dietro le leggi, dietro tutte quelle regole, dietro quelle cose scritte, dietro quelle lettere. Secondo me anche noi oggi invita non a non pregare, non a non confessarsi, non ad andare a fare via crucis, ma che in tutto questo noi potessimo vedere qualcosa di più grande. Ed eccoci oggi. Siamo a mensa insieme a lui e ai suoi discepoli e insieme ai peccatori. È primo il suo invito a noi è di riconoscere lo sposo, per riconoscere in lui il senso di tutti i nostri atti di devozione, così che insieme allo sposo andiamo alla mensa. E lui annuncia che i suoi discepoli digiuneranno, ma digiuneranno per prepararsi per la mensa eterna. I suoi discepoli si confesseranno, ma si confesseranno per lavare i loro vestiti nel sangue dell'agnello, per essere degni per entrare alle nozze. I suoi discepoli andranno su Križevac, faranno via crucis,
per mettere nel cuore la verità eterna. Solo colui che ha passato la sofferenza e il dolore, lui può essere trasformato in un uomo della risurrezione. Cioè, in qualche modo mi sembra, quando comprendiamo questa sua chiamata, che queste parabole di oggi hanno senso, perché parlano della stessa cosa. Prendiamo l'esempio di quegli otri, perché, come sapete, allora gli otri si facevano la pelle, invece col tempo diventavano fragili, e quando in essi si versava vino nuovo, come processo di fermentazione, non è finito questo vino, e questi otri cercavano di allargarsi, ma a causa della sua fragilità vecchia, perché sono vecchie, non possono fare, si rompono. Così anche con l'uomo. Prima cosa che impariamo è sempre la regola, cosa possiamo, cosa non possiamo, cosa va bene, cosa non va bene. Ma questo è solo inizio, un inizio importante, una cosa giusta, ma Dio chiede di più, perché Lui chiede di creare un cuore nuovo, e Lui sa che non possiamo crearlo da soli, e ci manda lo Spirito Santo per creare un cuore nuovo. Questo è un processo doloroso che porta a punto di domanda su tutto quello che noi crediamo e pratichiamo, cioè quello è morire a noi stessi. La morte è la mia sicurezza per risorgere nella pienezza della vita con Dio. Noi siamo chiamati a questo. Siamo chiamati. Il nostro cuore diventa nuovi otri nel quale Dio verserà una vita nuova, e come tale non ho bisogno di convincere gli altri che io ho ragione, perché non sono insicuro nella mia fede. Io nel profondo della mia anima so non solo che io sto seguendo la verità, ma che io sto seguendo l'amore. Non parlo del Signore, ma che io vivo con il Signore. E io non pronuncio solo i pensieri, ma l'esperienza con Dio. E questo è magari il più grande successo nella vita di un cristiano. Vivere con totale abbandono al Signore. Siamo stati chiamati a questo, e questo soprattutto è un dono, ma nello stesso momento la nostra responsabilità. Lo Sposo Eterno ci dà la grazia per essere un giusto tempio per Lui. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, al Signore, Padre Onnipotente, che il nostro digiuno sia segno che siamo i Tuoi, Signore, per essere solidari con i bisognosi, ti preghiamo. Facci obbedienti a Te, o Signore, come Ti ha ascoltato il Tuo Figlio Gesù, ti preghiamo. Non rifiutare coloro che hanno peccato, ma invitali alla conversione. Ti preghiamo. Unisci tutti i cristiani in una chiesa apostolica attorno al Santo Padre. Ti preghiamo.
Dio Onnipotente, esaudisci le preghiere dei tuoi figli che ti hanno espresso per mezzo del tuo Figlio, nostro Salvatore, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.